Ciao, qui Roberto Marchesini e in questo video ti spiegherò semplicemente come puoi andare a disabilitare l'editor Gutenberg che è stato aggiunto dalla versione 5 di WordPress. Quindi se proprio non riesci ad utilizzare questo nuovo editor o se proprio insomma non ti piace, lo puoi andare a disabilitare andando ad installare un semplice plugin gratuito. Ma vediamo subito nella pratica come puoi fare questo. Attualmente, come vedi, mi trovo all'interno proprio dell'editor Gutenberg, ok? Ad ogni modo, sicuramente già saprai come funziona questo editor, visto insomma che vuoi andare a disabilitare. Quindi, per tornare all'editor classico di WordPress, quello che utilizzavi prima che uscisse Gutenberg, appunto, devi andare ad installare questo semplice plugin, Disable Gutenberg, molto semplicemente. Io mi vado a copiare questo testo, che è il nome del plugin, ok? Vado su plugin, aggiungi nuovo e vado ad installarmi e ad attivarmi questo plugin qui, ok? Quindi lo vado a cercare, faccio installa ora e me lo vado ad attivare sul mio sito di prova. Ok, una volta che il plugin è stato attivato sul tuo sito web, puoi andare qui su impostazioni intanto e disable Gutenberg, ok? Perché qui trovi l'impostazione dei plugin. Di default il plugin ti andrà a disabilitare Gutenberg su tutte le pagine e su tutti gli articoli, insomma, che sei andato a creare o che andrai a creare in futuro. Tu se vuoi puoi andare a modificare questa opzione, semplicemente togli la spunta qui e come vedi qui ci sono un sacco di opzioni, ok? Puoi andare a disabilitare o abilitare l'editor dove meglio preferisci. Io per questo video di esempio vado a disabilitare Gutenberg ovunque, ok? E torno qui su pagine, tutte le pagine, vado sulla pagina di prova che ho creato prima, ok? Questa qui, giusto per farti vedere. Vado su modifica ed ecco qui, come vedi, ora posso andare a modificare la mia pagina web tramite il solito editor classico di WordPress. E come vedi, l'editor Gutenberg è completamente scomparso dalla mia installazione di WordPress. Ovviamente, se vado qui su impostazioni Disable Gutenberg e lo vado a disabilitare, ok, ad esempio solo per gli amministratori. Vado a salvare le modifiche, torno qui sul mio articolo, vado su tutte le pagine, apro di nuovo la pagina di prova, giusto per farti vedere, ed ecco qua che come vedi ora mi è apparso nuovamente l'editor di Gutenberg. Quindi insomma, da queste impostazioni del plugin puoi andare a disabilitare o abilitare Gutenberg come meglio preferisci, a te la scelta. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e se sei interessato alla piattaforma WordPress, cosa ne dici di scaricare il mio manuale completo a WordPress che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini? Puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it/manuale. Penso proprio che ti sarà di grande aiuto. Con questo io ti saluto e mi raccomando di iscriverti al mio canale di YouTube per non perderti i prossimi video.